l'incisione di Marco Moro, siamo alla metà dell'Ottocento, e vedete com'era l'abside prima dei restauri avvenuti intorno al 1932. Quindi vedete che qui nell'arco trionfale, qui sopra, c'erano delle altre statuette che poi sono state rimosse. Vabbè, c'era il capocelo, ma questo poco importa. C'era il grande quadro qui dietro con la Madonna Assunta, cioè la titolare del Tempio, e sotto Ferrante Gonzaga con la moglie Isabella di Capua, che adesso si trova in sagrestia, ma era esattamente qui dietro. E c'era tutta una decorazione barocca con delle finte statue, degli archi. Qui sopra c'era questa specie di cimasa in stucco che arrivava più o meno fino qui, coprendo completamente questa lunetta. Anzi, la lunetta in realtà è stata mezza rifatta, perché qui avevano aperto una finestra circolare che è esattamente questa, che serviva a illuminare meglio l'abside. Ma dove voglio arrivare? Voglio arrivare praticamente a questo. Questo è il nostro tempietto, cioè questo, che non era lì però, perché era avanzato di 4-5 metri, era più o meno dove adesso c'è l'altare a mensa. Le due porticine che adesso sono addossate a parete, cioè queste, in realtà erano queste, ovviamente montate ai lati dell'altare maggiore, marmoreo, a tomba, come si suol dire, come si conveniva con ancora la messa secondo il rito romano antico. E se noi guardiamo dove c'è l'icona della Madonna, non la vediamo. Ovviamente perché, non scherzosamente, ma lì c'erano altre storie, come sotto fuori su un articolo della Gazzetta di Mantova del 1911, hanno rubato l'icona della Madonna, perché in realtà l'avevano spostata, eccetera, eccetera. Ma in realtà l'icona della Mater Grazia si trovava qui, in questa cappella, nell'ultima cappella sul lato destro, come in effetti si conviene per la stragrande maggioranza dei santuari. Tranne quelli che hanno avuto delle vicende molto particolari, e tranne quelli che sono stati rimodernati in tempi recentissimi, cioè 800-900, tutti gli altri vedono la sacra icona in una cappella laterale, meglio se tra le ultime vicino all'altare maggiore, ma non necessariamente sull'altare maggiore, proprio per non fare una sovrapposizione tra la sacra immagine miracolosa che ovviamente i pellegrini andavano a pregare, per la quale portavano doni ex voto, e l'altare maggiore, dove invece avveniva diversamente il rito sacro della Santa Messa, insomma. Quindi in realtà la nostra icona della Madre Grazia è sempre stata qui, all'interno di questa cappella, viene spostata sull'altare maggiore, quando l'altare maggiore viene arretrato, come vi dicevo, nel 1932. Ecco, questa è un'immagine rara, se vogliamo, dell'icona della Madre Grazia, perché ci fa vedere come era appunto nel numero unico del 9 maggio del 1907. E qui, nonostante la qualità dell'immagine non sia altissima, perché in effetti è così, però possiamo vedere già alcune cose, cioè come l'immagine di per sé ci possa trasmettere un'idea di tanti danni, tanti sollevamenti della pellicola pittorica e tante piccole cadute di colore. Inoltre l'aspetto, soprattutto dei visi, delle mani, era diverso da quello che poi, leggermente diverso da quello che poi noi abbiamo visto anche con i nostri occhi 10 anni fa, ed è differente da quello, leggermente differente da quello che noi vediamo adesso. Perché? Perché nel frattempo ci sono stati tutta una serie di restauri dovuti a dei danni che si sono fatto proprio in questi anni. Di più, le corone, se guardate, queste sono delle corone che adesso non ci sono più, perché appunto negli anni 30, quando è stato fatto il restauro dell'abside, si è voluto sostituirle con le coroncine attuali, che sono di maggiore qualità e sono più preziose. Ovviamente l'immagine della Mater Grazia è l'immagine della Madonna della Tenerezza, la Madonna Eleusa, credo che l'accento si dica così, ma su questo non metterei la mano sul fuoco. Chiaramente la Madonna che tiene in braccio il bambino, il quale con la mano destra le tiene il mento, fa una carezza sul mento, e due volti che sono avvicinati. E di estremo interesse poi è il velo, il manto che scende dal capo della Madonna, perché in realtà il velo è questo, con tutta questa decorazione a fiori e dragoni,
che vedete come in realtà sia di sapore sicuramente antico, ma già qua la vedevamo piuttosto incerta in quanto ampiamente ridipinta e con ampie sovrapposizioni. Poi il fondo, adesso noi lo potremmo vedere con una decorazione, ma lo vediamo poi nelle immagini più precise, ben precisa, invece qui è un fondo tutto incerto, non vediamo un disegno particolare o dei fiori particolari, e poi sopra la scritta Mater Grace, Mater Misericordie, i caratteri gotici, che appunto rimandano al titolo della Madonna. Questa è l'immagine dell'interno del santuario da Julius von Schlosser, che ha fatto questo importante libro sulle Wunderkammer, e vediamo come l'interno fosse tutto decorato con questi anche ampi drappi, come si conveniva nelle chiese 100 anni fa, quindi presi esattamente qui sopra e scendevano poi ai lati ma anche all'interno dell'abside. E questo poi 20 anni dopo sarebbero stati causa di questo principio di incendio che ha fatto alcuni danni all'interno dell'abside, ma non per fortuna alla navata, perché pare che a un certo punto si sia sviluppato un piccolo focolaio all'interno di un cassone dove rimettevano i ceri una volta spenti, evidentemente il calore oppure uno non era spento bene, ha fatto riavvivare le fiamme e le fiamme sarebbero partite bruciando alcuni di questi velari. Da qui ovviamente la necessità, grande fumo immaginiamo, quindi tutto sporco, l'abside affumicata e nera, la necessità di ripristinare uno stato che alla fine si è deciso doveva essere quello fondamentalmente cinquecentesco, quindi con la demolizione di tutti gli stucchi delle decorazioni settecentesche, un processo opinabile ai nostri giorni, che comunque si chiama debarocchizzazione e che in tante chiese effettivamente è stato fatto, l'arretramento dell'altare maggiore e contestualmente l'inserimento dell'icona proprio dove oggi la vediamo. Qui siamo nel restauro del 1931, quindi vediamo l'immagine dell'altare maggiore com'era esattamente alla vigilia del restauro, quindi l'altare più avanzato, come vi dicevo prima, e dietro tutta la decorazione barocca con il quadro che è su sacrestia, vedete che qua c'era un finestrone rotondo che in parte ha obnubilato, ha cancellato, ha obliterato, per meglio dire, la lunetta retrostante. E questa è ancora una cosa particolare perché è la tavola della Mater Grazie in una foto storica che si trova in Archivio Storico Diocesano, che ho avuto modo di pubblicare anni fa su un saggio che ho fatto per gli atti e memorie dell'Accademia Nazionale Virgiliana, perché di fatto ci mostra, è importantissimo questo, lo status quo nel 1931 dell'icona e quindi con le ridipinture 8 e 900esche, ma senza i ritocchi che sono stati fatti dopo questa data, che hanno ulteriormente cambiato il viso, perché se guardate il bambino, ma anche il volto della Madonna, sono leggermente differenti da come noi li abbiamo visti nei santini fino ad adesso praticamente. Di più vedete la quantità di danni che caratterizzano la tavola, o per meglio dire la tavola, la pellicola pittorica, perché poi, come avrà modo di dire la Paola, la tavola è sana ed è anche, oltre ad essere molto grande, anche un pezzo unico, quindi effettivamente è stata demolita una pianta molto grande, quindi è anche qualcosa di prezioso di per sé per ottenere la tavola della Mater Grazie, ma come ho avuto modo di trovare nei documenti c'è stata questa simpatica querelle, ossia tra 8 e 900 qui non c'erano più i francescani ma ci sono stati i passionisti. I passionisti, come sapete bene, hanno fatto diverse cose, anche la cappella grande, quella dove si dice la messa durante la settimana, è stata tutta rinnovata con questo gusto un po' così particolare, diciamo, dai passionisti, ma per esempio sul pavimento c'è lo stemma dei passionisti e loro avevano concorso a riabbellire in qualche maniera anche la cappella della Mater Grazie, ma soprattutto avevo trovato questa cosa che avevano messo una vetrina blindata all'icona e davanti ci avevano messo due potenti fari, capite bene che hanno fatto l'effetto microonde, perché di fatto è così. Infatti avevo trovato questo documento che diceva, no, che era stato fatto questo restauro sull'icona della Mater Grazie in quanto, leggo, i
passionisti, con la loro smania di circondarla, l'icona della Madonna, di lampadine elettriche, l'avevano in un certo modo arrostita. La pittura, che per il gran calore che si fermava nella custodia a vetro recentemente fatta fare a Verona, era la ditta delle casseforti Conforti, per chi sicuramente se la ricorda, si era screpolata e in molti punti distaccata. Quindi capite bene che quello è stato un evento piuttosto traumatico per la nostra tavola della Madonna, che probabilmente era giunta fino a noi da quando l'avevano fatta in maniera discreta, senza enormi problemi. Ecco, questo sempre tra le nostre ricerche d'archivio è stata una cosa curiosa, perché sempre nell'archivio storico diocesano si trovano alcuni disegni che chiaramente illustrano delle ipotesi alternative per la coroncina della Madonna. Quindi quando nel 1930-31 tirano giù la tavola, tirano via anche la corona, quella che avete visto nell'immagine di inizio secolo, e prima di fare l'attuale avevano fatto diverse proposte, poi non realizzate, tra cui questa e questa un po' più severa, un po' più normale. E va da sé che questa invece è la coroncina attuale, che durante il restauro del 2007 anche quella ha avuto una pulitura, grazie al maestro orfo Eugenio Basso, che appunto aveva anche un attimo valutato e aveva riferito di questa cosa. Le coroncine sono in oro con dei brillanti incastonati, dei brillanti a taglio antico. Chiaramente questa immagine è quella dell'icona prima del restauro del 2007, e quindi vediamo che, ad esempio, tutta la decorazione del fondo era quasi invisibile, la decorazione del manto era visibile sì, ma ampiamente ridipinta, e infatti in alcuni punti risulta essere anche un po' incerta rispetto all'attuale. Le dorature brillano poco o comunque non spiccano, anche ad esempio la medaglietta che ha il collo di Gesù bambino non riusciremo più di tanto a distinguerla dal color carne. In più ci sono tutta una serie di altri punti che anche con le analisi scientifiche che sono state condotte hanno rivelato delle problematicità che poi sono state corrette durante il restauro. Ecco, il restauro ovviamente è stato necessario per tutta una serie di motivi che adesso illustreremo. Vale appunto la pena però di ricordare che la nostra tavola della Mater Grazie ha estrema importanza, ma non solo per la fede, non solo da un punto di vista devozionale, se si vuole, perché anche da un punto di vista storico-artistico in realtà è la più antica opera pittorica mobile che sia ancora all'interno della diocesi di Mantova collocata in situ. Cosa vuol dire? Che essendo chiaramente la nostra icona della seconda metà del 300, in un periodo che secondo me va dalla metà del secolo fino intorno al 1399-1400, e si trova ancora all'interno del santuario, si trova ancora in condizioni che ce la possono legare all'immagine devozionale originale. Ecco, questo è un antico esempio che ci sia in tutta la diocesi, perché non abbiamo altri paragoni per antichità e per pregio, veramente. Quindi si tratta di qualcosa che spicca da un punto di vista anche storico-artistico. Ecco, io vorrei solo ricordare un paio di dati tecnici, poi passerei la parola a Paola, appunto anche perché parlando di restauro è opportuno così anche sentire le voci di chi è esperto. Sapete bene che Paola è anche responsabile dell'ANIA, che è il laboratorio di analisi non invasive sulle opere d'arte antiche, moderne e contemporanee dell'Università di Verona, quindi avremo modo anche di vedere le immagini della diagnostica non invasiva nel migliore dei modi. E molto velocemente vi ricordo che il restauro è iniziato il 27 gennaio del 2007, quando è stata prelevata l'icona, e per tutta una serie di problemi che appunto si sono riscontrati. E la tavola è stata dapprima parzialmente velinata, ossia è stata applicata una sottile velina sulla parte della pittura, in maniera che non vi fossero
dei problemi di caduta della pellicola pitolica che si stava staccando, ed è stata poi portata in sagrestia, dove è stata di nuovo valutata dai restauratori e ha avuto una seconda velinatura. Ok, perfetto. No, volevo soltanto ricordare allora questo, che al momento erano presenti oltre noi, ecco, anche Monsignor Tassi, e il restauratore Araldi, Don Nicola Sogliani e Valentino Lanzoni, insieme ovviamente alle restauratrici. E ecco, poi dell'intervento vi parlerà Paola. Vale la pena ricordare che poi il rientro al santuario è stato il 31 luglio del 2008, e anche abbiamo avuto modo di fare un momento di festa, anche poi verso la metà di agosto c'è stata la presentazione del restauro con Monsignor Caporello, che anzi ringrazio per essere qui questa sera, con il Vescovo Busti. E era necessario progettare un restauro. Fare un progetto di restauro al giorno d'oggi, con gli strumenti che abbiamo, presuppone che non ci sia più solamente l'occhio esperto del restauratore, ma che l'occhio esperto del restauratore possa essere aiutato e guidato nelle decisioni da tutta una serie di analisi diagnostiche il più possibile non invasive. Dico il più possibile non invasive perché fino a qualche decennio fa le analisi non invasive praticamente non si utilizzavano, non c'erano i mezzi che abbiamo adesso, e quando si doveva studiare un dipinto si facevano dei campioni, quindi dei micro prelievi che ovviamente andavano a toccare la materia dell'opera, quindi si andava a prelevare campioni relativi alla pittura vera e propria. Ecco, la diagnostica non invasiva, che poi alla fine è il mio lavoro, ma io in questi anni stavo facendo tutt'altro, quindi all'epoca del restauro io mi occupavo di restauro in maniera teorica, ma non ero ancora in servizio all'università. La diagnostica non invasiva è stata decisa dalla direzione dei lavori, che da una parte, dalla parte della sovrintendenza, aveva come esponente Giuseppina Marti, dalla parte della diocesi, delegato vescovile, Monsignor Giancarlo Manzoli. Quindi, prima di fare qualsiasi operazione, si è chiesta la consulenza a Mario Medeo Lazzari, che è un'autorità di questo campo, il quale ha prodotto delle immagini. E vediamo di quale tipo. Allora, dovete sapere, ma tutti insomma sappiamo, che naturalmente ciò che il nostro occhio vede è visibile, è tutto ciò che l'apparato della vista ci permette di vedere, va praticamente nello spettro che va dal rosso al violetto. Quindi questo è ciò che il nostro occhio, senza alcun filtro, senza nessuna protezione, ci permette di vedere. Allora, alla luce visibile, quindi solamente con l'ausilio di alcuni infraretti, l'esame dell'icona dava questo risultato. Quindi qui semplicemente l'icona è stata fotografata, messa davanti a una fonte di illuminazione artificiale e fotografata. Quindi a luce visibile l'aspetto è questo. Tuttavia, a luce visibile si può agire anche in un altro modo, semplicemente spostando l'inclinazione delle lampade. Quindi se le nostre lampade di illuminazione le poniamo parallele all'opera, otteniamo una luce radente. Il risultato era già di per sé molto diverso. Ecco, qui non c'è nessun filtro, semplicemente il faretto è stato spostato, messo parallelo. Immediatamente si vedeva la gravità della situazione. Quindi quello che apparentemente sembrava compatto, una pittura, una pellicola pittorica ben adesa, in realtà alla luce radente si rivelava piena di sollevamenti, di crettature. Addirittura c'era stata la necessità urgentissima di mettere alcuni piccoli frammenti di carta giapponese per bloccare dei sollevamenti, e eravamo in una situazione in cui qualsiasi movimento improprio avrebbe portato il distacco dalla pellicola pittorica, quindi una situazione di fragilità diffusa. Era necessario intervenire con urgenza. A luce radente, il dettaglio che vedete in alto è a luce visibile frontale, il dettaglio che vedete a destra è stato fatto con una luce radente. Si vedeva il profilo praticamente della testa della Madonna, la spalla e il fondo, e già si osservava che c'era qualcosa di strano. Rispetto al fondale rosso, visibile ai nostri occhi, si vedeva che c'erano delle stelline.
delle stelline che affioravano dal fondo. Quindi si capiva immediatamente che il fondo rosso non era originale. Inoltre si era visto che riaffiorava un colore precedente dalle crepature, un colore sottostante di colore blu. Quindi abbiamo capito immediatamente che la Madonna, anziché avere un fondale rosso, aveva in origine un fondale blu. Blu come il cielo, e le stelline verosimilmente dovevano essere dorate. Effettivamente in alcuni punti riaffiorava la foglia d'oro. Inoltre in alto la scritta Mater Grazie, Mater Misericordie si rivelava essere diversamente collocata, cioè non più su due livelli ma su uno solamente. Quindi c'era qualcosa che ci faceva già capire che non eravamo certamente di fronte alla prima versione della Madonna. Vi ho parlato delle riprese a luce visibile. Naturalmente esiste tutta una banda luminosa, dello spettro luminoso, che inizia laddove il nostro occhio non arriva più. Il nostro occhio, come vi ho detto, percepisce dal colore rosso al colore viola. Oltre il colore viola c'è l'ultravioletto, e l'ultravioletto è quel tipo di luce che noi possiamo osservare con l'applicazione, con l'utilizzo meglio, di lampade a luce diurna. Sono le lampade che si usano in alcuni frangenti, o gli studenti dicono sempre le lampade da discoteca per capirci. L'ultravioletto permette di leggere alcuni dati che il nostro occhio semplicemente non sarebbe in grado di percepire. Quindi alla luce di Wood l'icona si presentava così. Che cosa permette di leggere la luce di Wood? Non è molto penetrante come effetto, si ferma a livello della vernice, quindi dello strato superficiale, e si vede immediatamente che la Madonna ha uno strato superficiale di vernice molto disomogeneo. Ci sono chiazze scure, ci sono chiazze più chiare, ci sono degli elementi, delle situazioni che ci fanno capire che ha avuto dei precedenti interventi conservativi. E quelle zone che vedete scure, quella della spalla ad esempio, proprio del manto della Madonna, si capisce molto bene che quelle sono ridipinture. Quindi la vernice non era più in buono stato, era disomogenea, era molto opaca e molto ormai cristallizzata. Quindi la vernice senz'altro così non poteva stare, quindi senz'altro la vernice andava rimossa. Un'altra possibilità che ci è data dalla diagnostica non invasiva è relativa alle radiografie. Quindi oltre l'ultravioletto si trova nello spettro luminoso quella banda spettrale relativa ai raggi X. Che cosa sono le radiografie? Le semplici radiografie che facciamo anche noi a uso medicale si possono applicare in pittura. Già dall'inizio del Novecento queste applicazioni sono state utilizzate, per cui capita nella storia del restauro di trovare delle analisi radiografiche eseguite su tavole, soprattutto perché le tavole danno risultati ottimi, radiografie, quindi ci sono stati degli importanti medici che si sono, tra virgolette, presi cura anche dei dipinti. E cosa succede ai raggi X? Come fossero radiografie eseguite su esseri umani, anche per i dipinti, quando ci sono degli elementi metallici, i raggi rispondono rendendo la luce chiarissima. È capitato sicuramente anche a voi di vedere, ad esempio, delle radiografie quando nello scheletro ci sono degli inserimenti di elementi metallici, non so, delle protesi che vengono fatte ad esempio alle ginocchia per capirci, si vede proprio la banda luminosissima perché gli elementi metallici sono altamente radiopati, quindi non lasciano, riflettono tantissimo i raggi. Che cosa si vede in radiografia? Intanto questa è stata un'immagine di per sé sconvolgente, perché sotto lo strato visibile in radiografia si vedeva lo strato preesistente e la Madonna si capiva subito che stava sorridendo, quindi aveva già cambiato l'espressione, e questo già è stato, insomma, una sorpresa. Quindi se sia le sembianze del volto arrivano a un aggiornamento di anni precedenti. Vi faccio notare a proposito degli elementi metallici, quella borchia che è proprio sulla sommità del capo della Madonna, ecco, quelli erano i punti di ancoraggio della corona, quindi proprio i chiodini che erano stati utilizzati, le borchiette che erano state utilizzate per fermare la corona. Che è rimasto
esattamente. Quelle chiazze che vedete sulla fascia inferiore sono tutti effetti di vecchie stuccature, mentre là in alto, a livello della scritta, si capisce che la scritta originale era su un unico livello e non su due fasce come ora. Quindi una situazione che faceva riflettere e che naturalmente doveva portare a prendere delle decisioni in sede di pulitura e non solo. L'intervento di restauro vero e proprio. Allora, il supporto si è visto che era costituito da, è costituito da una unica tavola di pioppo, quindi non ci sono giunzioni, quindi la scelta di per sé di supporto è stata già in origine ottima, perché naturalmente nel momento in cui invece le tavole sono assemblate danno dei problemi di scarsità di adesione. Sapete che si dice il legno respira, e qui abbiamo Alessandro Genovesi, della ditta Genovesi, che si è occupato dell'impalcato legno di questo santuario, e grazie di essere qui, perché è un pezzo di storia anche lui, mio fratello Sebastiano. Loro si sono occupati di tutta la parte lignea e loro sanno bene che il legno, diciamo, è una materia viva, si dice nel gergo, dei restauratori. E chiaramente il fatto di aver scelto un supporto buono ha aiutato già in origine a mantenere bene questa tavola. E poi i problemi che abbiamo visto di pellicola certo non erano dovuti alla scelta di chi ha dipinto in origine, ma sono state vicende successive. Il supporto comunque era in un discreto stato di conservazione, non ha richiesto dei trattamenti particolari, se non le cose che si fanno di routine, ovvero naturalmente i soliti trattamenti antitarlo, perché c'erano dei fori di sorpallamento e si voleva bloccare l'azione degli agenti xilofagi. Ben più complesso il problema della pellicola pittorica, dove c'erano dei sollevamenti a forma di cresta, diciamo, della pellicola, uno addirittura era proprio scomposto, quindi staccato. Tutta la zona destra fondamentalmente risultava molto molto in sofferenza, ecco perché è stato necessario velinare queste parti a cera e resina, e soprattutto questo è stato necessario nel momento in cui la tavola è stata movimentata. Quindi prima di tutto è stata consolidata la pellicola pittorica con delle iniezioni a colla di coniglio. È stato usato un piccolo ferro da stiro che i restauratori utilizzano, che si chiama termocauterio, una spatolina che permette di spianare la pellicola pittorica sollevata, e la carta giapponese che era stata stesa sul dipinto ha permesso di eseguire questa operazione in grande sicurezza. Dopodiché, a questo punto, la tavola così consolidata poteva essere pulita. Quindi tolta la carta giapponese che proteggeva con l'essenza di petrolio, i primi test di pulitura sono stati necessari. Sapete che i restauratori, prima di procedere alla pulitura completa, devono avere l'ok della direzione dei lavori, quindi sono stati fatti diversi tasselli, si sono fatte delle scelte. Dove la vernice era meno spessa è stata fatta una miscela molto leggera, dove invece la vernice era più densa e più polimerizzata, soprattutto dove c'erano delle grosse ridipinture, è stata usata una miscela più potente, e fondamentalmente sono state riportate alla luce le decorazioni dei pannelli e dello sfondo. A questo punto la scelta era, ci si è trovati un bivio: mantenere o meno le ridipinture, fino a che livello scendere. Allora, capiamoci, qui ci sono tre Madonne, almeno tre. Una, la Madonna medievale. Due, secondo livello, la Madonna cinquecentesca. Tre, la Madonna otto-novecentesca. La direzione dei lavori ha scelto di arrivare al livello 2, alla Madonna del Cinquecento. E queste naturalmente sono scelte importanti, possono essere anche contestate, però insomma io poi vi sottopongo un confronto interessante. Quindi a un certo punto la decisione è stata di questo tipo: si è arrivato allo stato cinquecentesco, si è riportata alla luce quelli che erano i tratti di Maria e del Bambino, senza le aggiunte che avevano in un certo modo reso ottocentesco il dipinto. La Madonna prima della pulitura,
e la Madonna dopo la pulitura. Ecco, a questo punto questa fotografia l'abbiamo fatta in laboratorio di restauro, nel momento in cui la restauratrice aveva rimosso le vernici ingiallite e le ripulture 800. Quando vi dicevo prima che la Madonna sorrideva, effettivamente l'espressione degli occhi, l'espressione delle labbra sono completamente mutate, ma